salutare tanto, un abbraccio a tutti. E... Pronto? Allora, 331 anni or sono, ma veniva quel terribile terremoto del 1693 che avrebbe cambiato, come si sono detto, i connotati della nostra città. Benissimo, per 331 anni di vita, allo scadere della ricorrenza, la Chiesa Madre ha sempre onorato, diciamo, il ricordo di questo terribile terremoto che è stato un banco di prova fortissimo per tutta la popolazione di Ragusa. Quest'anno, tra le ricorrenze, tra le modalità di onorare, di ricordare questo grande terremoto, la Chiesa Madre ha chiesto di fare questa conferenza che ha un tema molto intrigante e molto importante. San Giorgio è la sua città, al di qua e al di là del grande spartiato che è stato il terremoto. Relatore di questa, che sarà una interessantissima relazione, sarà il professor Lucio Barone, che è superfluo andare a nominare perché è uno dei punti di forza della nostra storiografia, anzi il punto di forza della nostra storiografia locale, quello che forse meglio conosce più di tutti il nostro passato a cavallo del 600, del 700 e dell'800. Quindi senza altro indugio passo la parola all'illustre relatore. Allora, buonasera a tutti, grazie di questa ampia e qualificata presenza di tanti amici e nonostante la serata non brillante, ho trovato pure nebbia tra voi, una cosa anche nella vecchia strada, ma non potevo non accogliere l'invito di padre Floridia, dell'ingegnere Arezzo, che tante volte ho disturbato nel lavorare sullo splendido archivio dell'archivio storico del Duomo di San Giorgio, per questo ho lavorato anche in quello di San Giovanni, e l'occasione del 331esimo anniversario del terremoto del 1693 può essere l'occasione per questa breve riflessione. L'anno scorso, il 330esimo a Modica, con degli amici abbiamo fatto uno spettacolo teatrale proprio sul 1693. Io stesso credo anche in questa bellissima sala ho più volte raccontato il terremoto, quindi non mi vorrei fermare tanto sulla tragedia del terremoto. Vorrei invece fare una riflessione anche alla luce di queste recenti polemiche. Io non mi nascondo dietro un dito, perché leggiamo, abbiamo visto un po' di polemiche che sinceramente nel 2024 mi sembrano un po' fuori da me. Però in ogni caso la storia si basa su documenti, si basa talvolta su ipotesi, ma molto spesso su una base documentaria. Parlare di San Giorgio e della sua storia ci servirebbe una giornata intera. Ricordo che abbiamo avuto, mi pare, l'anno scorso, ingegnere, il bel volume del dottore Andrea Ottaviano, che ha anche ricordato con molta perizia, diciamo, i documenti principali, e quindi non voglio ripercorrere questa storia che è abbastanza documentaria. Fare una riflessione breve, se mi consentite, che sottolinei per una volta tanto non i punti di frattura e i punti di scontro, ma invece i punti di incontro. Perché
Ragusa nella sua storia è una città, e ve lo dice uno, insomma, io purtroppo non ho portato con me i primi due numeri della rivista Archivio Storico Ebleo, che come società ragusana di storia patria, presidente Carmelo Arezzo e presidente onorario Giorgio Flaccavento, io dirigo la rivista, ne sono usciti i primi due. Nel primo numero ho dedicato un lungo saggio a questa vicenda della matricità, dello scontro tra San Giorgio, San Giovanni Battista nell'ambito della ricostruzione. Nell'altro numero, nel secondo numero, ho fatto un saggio novecentesco di come è nato il capoluogo di provincia, degli anni tra le due guerre, il fascismo per Navarra. Voglio dire, le cose si possono raccontare senza polemiche, ma cercando. Quindi, come dire, quello che mi interessa in una conversazione di questo tipo è sottolineare che la vicenda e i contrasti legati alle due chiese, ai due cleri, ma anche ai due partiti, diciamo, di devoti, sono anche il risultato di una storia divisiva della città che non possiamo nascondere, perché c'è stata una divisione drammatica nel 1695, fu diciamo un effetto del terremoto. La città fu divisa in due anche dal punto di vista amministrativo, anche se durò poco, ma era, come dire, un momento di svolta drammatico, poi la riunificazione e poi, come sapete tutti, nel 1866 Italia 1, Ragusa 2, questa incredibile vicenda che si chiude nel 1926, dal 1 gennaio del 1927, l'elevazione di Ragusa a capoluogo di provincia previa la riunificazione dei due comuni. Ora, quanto queste divisioni, anche di tipo politico-amministrativo, abbiano alimentato una polemica religiosa, capite che il rapporto è stretto. Mentre da un punto di vista strettamente religioso, e qui naturalmente si tratta di circuiti, di corticircuiti tra la politica e la religione, tra la religione e la politica è stata molto divisiva, la religione in realtà, al di là di alcuni estremismi, ha avuto invece elementi fortemente unitari, almeno nei momenti fondamentali. Quando nasce, come si afferma, il culto di San Giorgio a Ragusa, poi qualcuno ce lo racconterà, caro ingegnere, perché è tutta una storia da fare, e ve lo dico con sincerità, tutta la storia del culto di San Giorgio è piena di, non dico di misteri, ma di tanti punti interrogativi. Perché è un culto antico che rimonta sicuramente al IV-V secolo d.C., sarebbe nato, metto il condizionale in maniera precisa, perché siamo di fronte a una devozione antichissima con documenti che non sono certissimi. Comunque Giorgio sarebbe nato intorno al 270 d.C. in Cappadocia, si trasferisce in Palestina, si converte al cristianesimo, viene martirizzato il 303 d.C. Questa sarebbe, diciamo, la tradizio numero uno. Perché dico la tradizio numero uno? Perché tutta la vicenda di San Giorgio ha due grandi tradizioni che si sono sovrapposte nel tempo. La prima tradizione è questa, la più antica. C'è un documento del V secolo d.C. che viene indicato come palinsesto di Vienna. È un documento che è stato poi studiato nell'Ottocento, nel 1850, che è un documento autentico quanto a datazione, ma considerato apocrifo, cioè
già Papa Gelasio stiamo parlando del V-VI secolo d.C. considerava un testo non attendibile. Comunque questo documento antico è incredibile come racconti i supplizi e le atrocità che il martire Giorgio riceve, ma nulla dice su tutto ciò che viene costruito dopo. Il drago, la principessa, l'uccisione del drago. Dobbiamo essere laici e capire come si costruiscono le tradizioni, perché questa seconda tradizione, cioè non solo il martirio e il supplizio, ma San Giorgio come noi oggi lo veneriamo, San Giorgio a cavallo, San Giorgio che uccide il drago, questa è una, diciamo, una giunta, una leggenda, attenzione, uso il termine, leggenda con una G, non leggenda. La leggenda significa una capacità di interpretazione, di reinvenzione sulla base comunque di documenti che erano stati prodotti tra il X e il XII secolo e che trovano la loro massima espressione nella cosiddetta leggenda con una G aurea di Jacopo da Varazze. Chi era costui? Jacopo da Varazze era un potentissimo domenicano, perché fu vicario generale dell'ordine dei domenicani, vive tra la metà del 200 e l'inizio del 300. Nel 1260, pensate un po', comincia a scrivere la leggenda aurea di circa 180 santi. Poi ci sarà un'aggiunta e questi santi diventeranno 243. Ed è, diciamo, questo testo, questo manoscritto, perché quando pone mano Jacopo da Varazze alla leggenda aurea di San Giorgio c'erano gli amanuensi, mica c'era la stampa, e ha costruito Jacopo da Varazze, riprendendo una tradizione che non c'era nel V secolo d.C., ma che si era formata nel X-XI, cioè con i Normanni, perché non possiamo certo parlare del periodo arabo nel mezzo, che non era certamente favorevole alla costruzione di devozionalità. Sicuramente con i Normanni, a partire dalla fine dell'XI secolo, XII secolo, si formano soprattutto in tempo di crociate. E questo è un altro aspetto molto importante, la presa di Gerusalemme, la prima crociata, la seconda crociata, sono degli aspetti in cui il momento cavalleresco, il momento epico, il momento, diciamo, militare prevale nettamente. Questa leggenda su documenti, ripeto, del XI-XII secolo, nel XIII trovano in Jacopo da Varazze una sistemazione, e da quel momento la tradizione di San Giorgio diventa questa. Cioè la seconda tradizione prevale sulla prima, più antica, che raccontava soprattutto la vita e il supplizio. A Ragusa, quando arriva, non vado oltre perché naturalmente vi potete immaginare questa tradizione che si forma, quindi in pieno Medioevo, nel XIII secolo, dà via a tutte le rappresentazioni iconografiche, storia dell'arte, letteratura. Immaginate, pensate all'Inghilterra, pensate alla Spagna, pensate alla Repubblica Marinara di Genova, non devo certo raccontare il culto mondiale di San Giorgio. Il punto qual è? Ma a Ragusa quando arriva questo culto? Sinceramente, se vogliamo fare leggende con due G, ci possiamo divertire. Se dobbiamo fare leggende con una G e dobbiamo leggere quello che è documentabile, sappiamo certamente che il culto è antico, ma io ho forti dubbi che abbia una
radice bizantina, come qualcuno va sostenendo. Cioè, io penso il culto di San Giorgio nasce subito con il cavaliere armato col drago. Vi ricordo che a Ragusa abbiamo avuto 3 chiese di San Giorgio, come tutti sanno, come sa l'ingegnere, naturalmente Padre Floridia. Abbiamo un San Giorgio lo vecchio, che sarebbe stata la prima chiesetta, secondo me, di origine normanna, che è nata, diciamo, alle spalle del castello, dell'antico castello. Poi ci sarebbe il secondo San Giorgio, che è quello di cui ci resta il portale straordinario, qui vicino, a Piazza Pola, un tempo Piazza Maggiore, e infine il terzo, quello gagliardiano, su cui tutti andiamo per le cerimonie religiose, ed è il nostro attuale San Giorgio. Ora, il punto fondamentale è: quando nasce il secondo San Giorgio, cioè il San Giorgio che davvero trasporta questo culto cavalleresco epico di San Giorgio? Devo dire la verità, documenta non avemus, nel senso che Eugenio Sottino Trono, per carità stimato e bravissimo studioso della storia della città, anche se scrive 120 anni fa, insomma cominciano ad essere un po' tanti gli anni rispetto alla documentazione che oggi abbiamo, ritiene che il secondo San Giorgio sia nato nel 1300, in modo particolare cita i Chiaramonte e cita il conte Simone Chiaramonte, che intorno al 1350, Simone Chiaramonte muore a Messina avvelenato nel 1351, fu a Ragusa e si ritiene che abbia potuto dare il via alla costruzione. Ripeto, non abbiamo documenti, probabilmente l'ha iniziato. Mi ricordo che Chiaramonte costruirono anche un palazzo, il castello c'era già, l'antico castello. Avrebbero costruito un antico palazzo che poi fu venduto, come sicuramente alcuni di voi sanno, e con le pietre di intaglio di questo palazzo Chiaramonte, di cui non è rimasta traccia, sarebbe nata la chiesa di San Francesco all'Immacolata, proprio nello stesso posto, ma ci dobbiamo spostare al primo Cinquecento, fine 400, primo Cinquecento. Allora, carissimi amici, fra appena una settimana noi apriremo, come Società Ragusana di Storia Patria, un convegno su Bernardo Cabrera e sull'età di Cabrera. Ho lavorato molto come responsabile scientifico di questo convegno, che vedrà presenti i maggiori studiosi medievisti d'Italia, dal professore Corrao al professore Cocco al professore Feniello, a studiosi anche più giovani che stanno lavorando negli archivi di Barcellona e di Madrid. Avremo uno studioso spagnolo e 2 studiose italiane, ma che lavorano a Barcellona. Ci saranno 2 giornate, una a Ragusa, la prima il 19 e una a Modica il 20. Io spero che l'archivio storico ebreo possa produrre rapidamente e pubblicare gli atti di questo convegno, che ritengo riscriveranno la storia del 400 della Contea, però non posso anticipare. Quello che voglio dirvi è che in relazione a questo convegno, discutendo anche con storici dell'arte, in particolare con il professore Nicosì e con il professore Marco Rosario Nobile, che è un vostro concittadino ordinario di storia dell'architettura a Palermo, c'è una fondata ipotesi che in realtà l'operazione della seconda San Giorgio forse sarà cominciata con gli ultimi Chiaramonte, ma è un'operazione dei Cabrera. È un'operazione dei Cabrera e molto probabilmente da Bernardo. Perché? Per tutta una serie di motivi.
Ve ne indico due in modo particolare. La prima, i Cabrera arrivano perché guidano la spedizione militare dei Martini, cioè di Martino padre e Martino figlio, il duca di Montblanc, che sono gli aragonesi e i catalani che riprendono il controllo della Sicilia che era in preda alla guerra tra i feudatari. Non sto a raccontare questa storia. Nel 1392 Martino il Vecchio e Martino il Giovane armano una poderosa flotta, Bernardo Cabrera ci mette i suoi soldini perché era un grande di Spagna con enormi possedimenti, guida la flotta e l'esercito e conquista la Sicilia e ha in premio la Contea di Modica. Bene, questa conquista dei Martini si fa nel segno di San Giorgio, perché esiste alla Biblioteca Nazionale di Parigi, e anche questo poi lo diremo, esiste un documento bellissimo, un breviario di Re Martino, che è del 1398. E questo breviario di Re Martino, ripeto, che si conserva alla Bibliothèque Nationale de France a Parigi, riporta l'immagine miniata, perché siamo ancora prima dell'invenzione della stampa, questo codice miniato con San Giorgio, il drago, che è tutta la leggenda, diciamo, aurea, che viene definito caput milizie regie Aragone. Quindi è il santo protettore delle milizie aragonesi che hanno fatto la spedizione del 1392. Capperi, io non vi sto raccontando, quando vi racconto documenti che sono importanti. Il culto catalano e il culto aragonese di San Giorgio è fortissimo, si appoggia su questa seconda tradizione del cavaliere epico che guida le armate cristiane. E Bernardo cosa fa? Bernardo e i suoi eredi destinano a San Giorgio lasciti di sposi. Perché Bernardo Cabrera decide di, nel suo testamento del 1419, dice: guardate che se muoio per mare o muoio in Spagna sarò seppellito a Barcellona, ma se sarò in Sicilia devo essere seppellito a San Giorgio. E noi sappiamo che abbiamo questo straordinario reperto del pezzo, un pezzo della lapide di Bernardo, che si conserva ancora oggi nel nuovo Duomo trasferito dal Vecchio. Il testamento di Bernardo Cabrera andrebbe letto, perché Bernardo dice espressamente, questo testamento è stato salvato dall'avvocato Francesco Garofalo, perché bisogna dare merito, e fra l'altro nel convegno cabreriano penso che verrà dato un riconoscimento a Francesco Garofalo per questo suo libro su Bernardo Cabrera, che è di 10 anni fa, ma che è un libro importante, documentato. Nel suo testamento Bernardo dice espressamente: lascio una vistosa somma, nell'ordine di 50 fiorini bolognesi per la fabbrica di San Giorgio, che evidentemente è un cantiere, più 100 fiorini d'oro, a quanto ammontano, qui entriamo nel campo, diciamo che sono oggi intorno a 40-50 mila euro, diremmo oggi l'anno, perché era un legato annuale sulle rendite della contea. Quindi una tantum più il legato permesse perpetue a Bernardo Cabrera, per un totale di circa 150 fiorini bolognesi, che rispondono grosso modo a tra 30 e 40 mila euro l'anno. Ora, voi capite che una fabbrica
ha bisogno di questo tipo di lasciti. E non solo Bernardo, ma poi il figlio Giovanni Bernardo, il quale chiederà di essere seppellito a San Giorgio, e la moglie di Giovanni Bernardo, la contessa Violante de Prades, straordinaria figura di donna, imprenditrice, che aveva sposato il figlio di Bernardo Cabrera, aveva portato in dote Caccamo, Arcamo, Calatafimi, quindi il potere dei Cabrera era cresciuto ancora di più, ed entrambi, marito e moglie, l'uno muore nel 1466, Violante muore nel 1471, il testamento di Violante de Prades l'abbiamo, e dice: voglio essere congiunta a mio marito, voglio stare nella stessa tomba di mio marito. Quindi c'è una fortissima un fortissimo investimento in fede, in investimenti finanziari che i Cabrera fanno su San Giorgio, nel cui portale, non dimenticate, ci sta bella chiara l'aquila aragonese che sta ad indicare, non mi pare un simbolo chiaramontano, io ve lo dico con sincerità, siccome c'è la tendenza a dire sempre, a portare all'indietro, a dire che è sempre più antica. Invece, come il professore Nobile avrà modo di chiarire, il professore Nifosie, ci siamo sentiti a lungo prima che io venissi qua stasera, anche loro sono convinti che in realtà, dico, si tratta di spostare di 50 anni la data, ma non è questo, probabilmente Chiaramonte cominciarono perché la chiesetta normanna era molto piccola, ma qui diventò, attenzione, diventò poi una basilica straordinaria, soprattutto nel Cinquecento, con l'architetto Antonino Di Marco, con la nascita del campanile, con la fabbrica del campanile. Perché racconto tutte queste cose e non mi voglio annoiare troppo? Ma dove stavano le altre chiese? Di che stiamo parlando? Stiamo parlando della chiesa madre di Ragusa. Io ho detto espressamente, ma ripeto, lo dico senza polemiche, perché sono dati di fatto. San Giovanni Battista Apostolo, quindi su questo non si discute, non abbiamo nessuna certezza. Faccio riferimento a Don Giuseppe Antocci, che è uno stimato studioso, sarà presente al nostro convegno, farà una relazione sulla comunità ebraica di Ragusa del 400, e mi affido alla sua competenza quando dice: in realtà prima del 1460-70 non abbiamo documenti certi. Qui stiamo parlando di una chiesa che è la chiesa madre, è la matrice, come viene riconosciuta dai editti vescovili. Quello più certo è stato, credo, anche pubblicato dal dottor Ottaviano, e 1542, no? In cui il vescovo Hieronymus di Siracusa chiama chiaramente, ma tutta la storia che vi ho raccontato, l'imprinting cabreriano, la fabbrica cabreriana, la ricchezza delle decorazioni che purtroppo non abbiamo più, indicano questa primazia, questa importanza del secondo tempio, che verrà arricchito, carissimi amici, da quell'incredibile reperto che padre Florizio conserva nella sacrestia, ma non è una critica a lei, padre Florida, ma di cui non si riesce a comprendere la grandezza, che è la cona di San Giorgio. Siamo nel 1573 ed è il momento in cui finiscono i Cabrera nel 1480, cominciano gli Enriquez Cabrera, ma San Giorgio diventa una maramma, diventa un cantiere rinascimentale di grandissima importanza. Il campanile di Di Marco, le ulteriori decorazioni, e questa
questo retablo, perché la cona è un retablo. Stiamo parlando dei grandi retabli che noi possiamo ammirare a Barcellona, a Siviglia, nelle grandi città spagnole o portoghesi. Il retablo può essere di pittura, può essere in pietra, e il retablo, quello che è rimasto e che sta nella sacrestia di San Giorgio, è un pezzetto, un pezzetto. Era un grande retablo in pietra che copriva tutto il coro e l'abside della chiesa cinquecentesca di San Giorgio, della chiesa matrice di San Giorgio, su due livelli, con 18 nicchie di santi, dei capolavori, che celebrano che cosa? Celebrano la battaglia di Lepanto, la grande vittoria delle armate cristiane. Vedete il mito del cavaliere medievale e ora del cavaliere del Mediterraneo diviso, perché quando nel 1453 i turchi espugnano Costantinopoli, che diventa Istanbul, e cade definitivamente l'impero romano d'Oriente e, diciamo, nasce la potenza ottomana, la Sicilia sta al centro del Mediterraneo, diventa il grande spartiacque tra Islam e Cristianesimo, tra le due grandi religioni, tra Oriente e Occidente. E in questa, una Sicilia frontiera tra Islam e Cristianesimo, era stata una Sicilia cerniera, io dico, prima, quando il Mediterraneo, ce lo ha raccontato Fernand Braudel, era un lago, un mare nostrum unitario, e a partire dalla metà del 400 il Mediterraneo divide, c'è la guerra, e questo deve rinsaldare i miti militari. Ed è, secondo me, fantastica la decisione che i procuratori di San Giorgio nel 1573 fanno, affidando ad Antonino Gagini, no Antonello, no, Antonino, l'ulteriore, la grande cantiere dei Gagini, la costruzione della cona. Attenzione, nello stesso anno a Monca Bernardino Niger prepara il polittico di San Giorgio, che è un polittico invece di pittura. Vedete come abbiamo quasi negli stessi anni, poi diciamo ci vuole qualche anno per completare, ma sarebbe anche interessante fare un paragone della iconografia dei due polittici, due splendidi polittici che danno questo senso della ispanità cristiana in cui è immersa la Sicilia. Se andate a vedere il polittico di Bernardino Niger, è tutto a carattere religioso, non c'è niente di riferimento militare. Se andate a vedere la cona di San Giorgio, cosa trovate? Il Santo Cavaliere, che ha una corazza e un'armatura che è del 500, altro che del periodo romano. Che armatura del 500, i santi che schiacciano le teste dei mori, cioè quella cona, in un tempo in cui non c'erano né la televisione né i social media, è una spettacolare attualizzazione della contemporaneità. Si celebra una grande vittoria della cristianità. E dove si celebra? A San Giorgio, nella Mater Ecclesia. Siamo negli anni 70 del 500. È vero, carissimi amici, è il tempo in cui comincia il dissidio, comincia lo scontro con la chiesa di San Giovanni Battista, la piccola chiesetta di secondo 400 che era cresciuta insieme al quartiere degli Archi. E qui non è il caso di ricordare perché. Perché nel quartiere degli Archi stanno delle famiglie, anch'esse nobili. Non facciamo le differenze tra la nobiltà più antica e la nobiltà più giovane, ma se qui c'erano ovviamente Gianpiccolo, gli Arezzo,
i Di Stefano e tutte le i La Rocca, naturalmente le più antiche titolate famiglie di Ragusa, da quella parte nel quartiere degli Archi ci stanno i L'Arestia. L'Arestia non si scherza. Paolo L'Arestia sarà governatore della contea per 30 anni, dal 1601 al 1630. Ci stanno gli Ioppolo, che sono tra l'altro fautori della divisione della città in due, ci stanno i Di Marco, ci stanno tante altre famiglie importanti. Sapete qual è l'oggetto della polemica? Più che la polemica sui santi, il problema è uno, è il potere politico. Il potere politico fino a quel momento, cioè i giurati della città, era saltamente in mano ai San Giorgiani. Crescendo il quartiere degli Archi, è chiaro che c'è una richiesta di partecipazione paritaria che non avviene facilmente. E quindi da questo punto di vista il 600 è il secolo degli scontri. Ho raccontato altre volte questi scontri, non lo faccio. Vi ricordo, credo di essere stato qui forse 2 anni fa, ma ci presenti, ma io non c'ero, ma non posso ripetere cose note. Questo scontro si sviluppa soprattutto nel corso del 600 e trova la sua acme nella rivolta antispagnola del 1677. Una rivolta terribile, Ragusa fu insanguinata. Chi volesse leggere nell'archivio storico del Bleu, ho dedicato numerose pagine a questa rivolta. Da cosa nasce? Nasce dal fatto che nel 1674 Messina si era ribellata agli spagnoli e alla violenza fiscale degli spagnoli. A quel punto, ma siamo nel tardo 600, Luigi XIV, re di Francia, aveva appoggiato i ribelli messinesi, quindi c'è una guerra che sta diventando europea. L'esercito spagnolo, con il loro governatore, che era quel duca di Camastra, che poi diventerà diciamo uno dei protagonisti della ricostruzione post-terremoto, 15 anni dopo, ordina ai giurati di Ragusa di inviare soccorsi in grano alla flotta spagnola che era quartierata a Siracusa. E quindi i giurati di Ragusa, San Giorgiani tutti, Arezzo, La Rocca, Giampiccolo e i nomi di tanti che non possiamo adesso citare, ordinano l'uscita dai magazzini della città del grano. Guarda caso in un momento di carestia. E quindi il popolo degli Archi insorge. Dice: da qui non parte nulla, perché noi siamo morti di fame. C'è uno scontro durissimo, arriva il governatore Carlo Grimaldi da Modica, cerca di far mettere pace, la pace non si fa, arriveranno le truppe spagnole, la rivolta verrà repressa con condanni a morte, perché vi ricordo che i ribelli uccidono il maestro notaio della città di Ragusa, che era il notaio Zuccarello, che viene ucciso mentre cercava di mettere pace, anche un altro suo collaboratore che si chiamava Lauretta. Ci saranno arresti in massa, ci saranno condanni a morte, soprattutto dei capi ribelli. Uno si chiamava Campo in modo particolare, Angelo Campo, e poi altri. Questo è un momento di scontro durissimo, però capite che qui la religione non c'entra niente, quindi è un momento drammatico di guerra europea. Arriva il terremoto, crolla tutto e sapete, carissimi amici, che un ragusano doc, il duca di San Filippo Bernardo Arezzo, in polemica con il resto e con gli altri dami della sua famiglia, come dire, decide la forzatura e riesce a ottenere il decreto di separazione. È un'operazione molto violenta, anche ingiusta.
perché l'idea di Bernardo Arezzo di realizzare la città sul Patro, la città diversa, la città nuova, in realtà non funziona. Questa è un'operazione che poi funzionerà nell'Ottocento. Perché non funziona? Perché da qui tutti vogliono ricostruire in situ. Ma carissimo assessore Guglieri, mi fa piacere vederla, ma quando, lo dico in quanto amministratore della città, quando Bernardo Arezzo nel 1695 ridisegna la città in che modo? La nuova città di Ragusa sarà fatta dal Patro, dalla collina, e dal quartiere degli Archi, cioè da più di metà della vecchia Ragusa. E la Ragusa, diciamo, antica, ibla, sarà solo la parrocchia di San Giorgio. Ma scusate, come può funzionare? Può funzionare se noi costruiamo un quartiere nuovo con una nuova chiesa, ma non li possiamo aggregare più di metà della città vecchia. La Ragusa antica, la Ragusa storica, con la divisione di Bernardo Arezzo, si riduce a 1200 abitanti. Una condizione assurda. Tra l'altro tutti i conventi e i monasteri stavano qui, mentre sopra non c'era nulla, non solo. Ma Bernardo Arezzo aggiunge a questa cervellotica, questa divisione politicamente dura, una incredibile misura di blocco di qualunque licenza edilizia sulla parte bassa della città. Quindi a Ragusa, la Ragusa storica non può ricostruire. Chi vuole ricostruire deve ricostruire al Patro, che è un'operazione di una violenza inaudita da questo punto di vista. Ovviamente l'operazione non poteva andare. Nel 1703 la divisione si chiude con un decreto di riunificazione, come avviene che anche qui vedete come la storia locale si riannoda alla storia generale. Il conte di Modica, Juan Tomás Enríquez Cabrera, siccome era accaduto in Europa la guerra chiamata di successione spagnola, era morto il re di Spagna, Carlo II, senza eredi, e dunque a chi andava la corona dell'impero spagnolo? Grande discussione. Luigi XIV riesce a imporre suo nipote, quindi francese, sul trono di Madrid col nome di Filippo V. Il conte di Modica rifiuta questa scelta perché dice: io, grande di Spagna, non accetterò mai un francese al re a Madrid, e si allea con l'imperatore d'Asburgo. Viene dichiarato traditore, condannato a morte, morirà in combattimento Giovanni Tommaso Enríquez. Filippo V diventa re di Spagna e liquida tutti i collaboratori del conte, fra cui Bernardo Arezzo e tutti i suoi alleati, che vengono sostituiti, gli Joppolo, praticamente tutti i San Giovannari, chiamiamoli così, che avevano utilizzato il momento d'oro dopo il terremoto, vengono cancellati, e nel 1703 abbiamo il decreto di riunificazione. È una storia molto bella, in parte conosciuta, per carità. È bellissimo leggere il memoriale che i giurati di Ragusa, allora chiamata inferiore, Ragusa bassa, fanno al re di Spagna. E dicono: questa è una chimerica divisione, è una divisione cervellotica. La città vuole essere unita. E come viene riunificata Ragusa? C'è un documento che sono le istruzioni scritte dal governatore della contea, che si chiamava Antonino Nigri, su incarico del viceré di Sicilia, il cardinale Giudice, dice re,
il quale manda il governatore e dice: queste sono le istruzioni per la riunificazione della città. La città si riunifica. Si riunifica. E come si riunifica? Bellissimo. Bellissimo. Votano tutti la riunificazione della città. L'accordo prevede che cosa? Prevede che ora il governo politico della città sarà diviso in tre. Non ci sono due comunità, San Giorgio e San Giovanni, sono tre comunità. San Giorgio, il quartiere degli Archi, San Giovanni al Patro. Benissimo, dividiamo le cariche. Dunque, a San Giorgio, al quartiere di San Giorgio, che ha le famiglie più nobili, più antiche, toccherà il capitano di giustizia, oggi diremmo il questore della città, il commissario, che aveva poteri enormi, e due giurati. A quartiere degli Archi toccherà il sindaco, non dovete scambiarlo col sindaco di oggi, il sindaco sindacava, era un controllore, una sorta di corte dei conti, diciamo, locale, e un giurato, e San Giovanni Battista avrà il segreto della città, il segreto sarebbe l'assessore alle finanze, il ministro dell'economia e un giurato. Vedete che dunque il potere politico viene diviso in tre parti e la lettura di queste istruzioni avviene nella baracca di San Giorgio, nella chiesa di San Giorgio, che ovviamente era distrutta. C'era una baracca di tavoli, non avviene a San Giovanni, avviene qui, e tutti sono chiamati a sottoscrivere l'accordo politico, a cui segue, state seccando, mi date ancora qualche minuto? Sì, no? Guarda, tranquillo. A cui si aggiunge l'intervento della Curia Papale. Questo è l'aspetto politico. Nel 1705 il Papa ordina: adesso dovete fare la pace tra le due chiese, ci vuole la pace religiosa. E nel 1709, 8, adesso non mi ricordo, 8-9, viene firmata un accordo tra tutte le parti per la pacificazione religiosa. Questo accordo viene firmato da 92 persone. Il documento si conserva nell'archivio di San Giovanni Battista, non lo so se c'è in copia anche nel Duomo di San Giorgio, ed è un documento bellissimo perché chi firma? Tutti i sangiorgiani, tutti, clero e laici, firmano l'accordo. Attenzione, firmano tutti i sangiovannari laici, firma Schinina, firma Leccio, firmano i capi politici della cosiddetta del quartiere di sopra, il clero sangiovannaro, padre Florio, a volte questo clero si divide, il clero sangiovannaro una parte abbandona e non firma. Ma attenzione, questo accordo del 1708-9 è un accordo importante, perché comunque c'è la voglia di rimettersi insieme, anche perché, carissimi amici, c'è da ricostruire una città, come oggi c'è il tema dello sviluppo e del problema di avere un buon governo unito, non di andare a dividersi su queste cose per le sfide della competizione globale. E su questa, vede su cosa nasce la resistenza di una parte del clero di San Giovanni? Padre Florida lo conosce bene il problema, perché c'era ancora la questione del beneficio unito. Il beneficio unito era questo fatto che le due parrocchie in realtà erano unite e San Giorgio aveva la preminenza. Ebbene, tra il 1711 e il 1714 comunque a Roma si decide la dissoluzione del
beneficio. Quindi le due parrocchie diventano indipendenti, autonome. Attenzione, questa è la base. Accordo del 1708-9, dissoluzione del beneficio, 1711-14, dico date perché in realtà sono bolle che si ripetono, poi vengono rifatte, ma questo è l'arco. E a questo punto il Papa, sempre il Papa, dice: mo facciamo la pace finale. E la pace finale si fa con una concordia, ora che non c'è manco il problema del beneficio unito, si fa la pace definitiva 1724. Il Papa, che credo, se non ricordo male, è il Benedetto XIII, chiama a Roma e nomina a Roma i due nuovi parroci. Scuba nova, come si suol dire, no? Per fare la pacificazione ci vogliono due nuove autorità religiose al di sopra delle parti. Ci sono queste due figure straordinarie. Uno è un Vaticano, Monsignor Francesco Guarino Modicano, che viene nominato parroco di San Giovanni. San Giovanni, ma lo voleva? No, viene fuori dalla contesa, viene per la pace. E San Giorgio, Monsignor Giampiccolo, Antonino Giampiccolo, attenzione, sì, famiglia San Giorgiana, ma nei quaderni del Duomo, credo che sia stato lei l'ingegnere, ha fatto anche una bella ricostruzione di questa biografica, di questa figura di Antonino Giampiccolo, che in realtà era vissuto molti anni a Roma presso la Curia Pontificia, e che il Papa nomina parroco di San Giorgio con un preciso obiettivo: dovete andare lì e fare la pace. Firmate la concordia religiosa, perché politicamente c'era già l'accordo. 1724, ci vogliono 5 anni. Nel 1700, sto davvero finendo, nel 1729 si firma la pace definitiva. E guardate che questa pace stravolge tutto, perché la pace stabilisce che cosa? Stabilisce che si vivrà di comune accordo, la popolazione di Ragusa viene divisa esattamente a metà. Aveva circa 10.000 abitanti, 5.000 parrocchia di San Giorgio, 5.000 parrocchia di San Giovanni. La parrocchia di San Giorgio ingloba tutto il quartiere degli Arcieri. Ma lo sapete che cosa significa? Ma gli arcaroli erano i San Giovannari spinti del 5-600, erano quelli che facevano più baccano nel 5-600 contro San Giorgio. Vedete com'è finito il tempo delle polemiche? Tutti gli abitanti del quartiere degli Archi, gli ex, cioè i San Giovannari, le maestranze, gli artigiani, il popolo degli Archi, oltre alle famiglie nobili, passano sotto la giurisdizione della parrocchia di San Giorgio. Ma scusate, ma di che cosa stiamo parlando? Ma forse nel 2023 ce lo siamo dimenticati? Se l'erano la pace se l'erano fatta già completa. Si fa l'accordo sulle processioni e si riconosce San Giorgio chiesa madre della città riunificata di Ragusa. Boh, ti do indipendenza, ti do autonomia liturgica, c'è il riconoscimento di una storia antica, e questo 1729 è un accordo che durerà 150 anni. Come si parla sempre di polemiche, allora cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando.
di un grande accordo vero, sostanziale, con una magnicità riconosciuta, con un patronato che è collegato alla matricità. Attenzione, io non sono un esperto di diritto canonico, non voglio entrarci, ma questa è la storia. Perché? Ma perché c'è la ricostruzione, lo dicevo un momento fa. Se no, Rosario Gagliardi non andava a ricostruire il Duomo di San Giorgio. Guardate che nella ricostruzione del terzo San Giorgio vincono gli arcaroli, cioè il partito terzo, il partito di mezzo. Perché? Perché i sangiorgiani antichi volevano ricostruire in situ e sono gli abitanti degli archi che dicono no, San Giorgio deve essere ricostruito in un'area più centrale. Si era pensato prima dove sorgeva la vecchia San Giovanni, però insomma era un po' complicato. Poi alla fine si decide di ricostruire dove è attualmente, una posizione baricentrica, diciamo, nella città riunificata. E sono le due chiese, carissimi amici, che nel 1743 fanno quella straordinaria processione congiunta nel momento in cui la città è in pericolo di peste. Nel 1738 erano, ma ripeto, soprattutto 1738 c'è il via Rosario Gagliardi, 1743 la città c'è la peste a Messina, Ragusa si era messa, si era chiusa, non passava nessuno, se non che un frate francescano appestato che veniva da Messina, si chiamava Floriglia, famiglia Floriglia, arriva alle porte di Ragusa, c'era suo fratello Don Vincenzo Floriglia che lo fa entrare e a questo punto c'è il pericolo di peste. Le due chiese, i due santi vengono chiamati a difendere e a salvare la città. E per due mesi, giugno-luglio del 1743, Ragusa è una sola anima orante. Guardate, è incredibile. Francesco Guarino, parroco di San Giovanni, predica a San Giorgio con le reliquie dei due santi alla destra e alla sinistra. Il parroco Giampiccolo, che non era più Antonino, ma era, credo, un ulteriore nipote, mi pare che si chiamasse Felice, predica a San Giovanni con accanto le reliquie di Santa Gaudenzia, di San Giorgio, e quel poco che sappiamo del discorso di Francesco Guarino, strepitoso, dice: è finito il tempo delle contese. La città deve essere unita, e deve essere unita, dice Francesco Guarino, perché il governo politico della città deve dare l'esempio di unità e la Chiesa deve dare esempio di unità perché Ragusa riprenda il ruolo che la storia le ha assegnato. È un grande discorso di saggezza, di auctoritas politica. 1743, Ragusa esplode, non capiremo nulla del tardo barocco di Ragusa, della ricostruzione anche della parte alta della città, se non capissimo. E poi ci si mette la politica, ci si mette naturalmente le contese politiche che riemergono col 1848, col 1860, la divisione in due della città, ma i santi non c'entrano bel nulla, è una lotta di potere, è uno scontro, riprendono un po' le vecchie dissezioni, ma anche qui andrebbero spiegate tante cose. La famiglia Schininà nella parte alta, la famiglia Arezzo nella parte bassa,
che è però anche qui, e poi parte questa vicenda della elezione, o meglio della erezione di San Giovanni Battista nel 1896 a patrono, a cosa? Di Ragusa Superiore, comune autonomo. Quando nel 1927 nasce il capoluogo di provincia, ovviamente si ha la riunificazione. E chi mette mano ai documenti canonici? Diventa un po' di confusione. Guardate, l'ho raccontata tante volte, non la voglio ripetere, ma Filippo Bennavari è stato il fondatore della Ragusa novecentesca, lo sapete tutti. Ma Filippo Bennavari, e l'ho scritto in questo saggio pubblicato l'anno scorso, prima ancora di pensare al capoluogo della provincia, aveva pensato alla diocesi, alla nuova diocesi. E l'aveva messo in piedi il progetto nel 1924, quindi quando ancora Ragusa era divisa in due, e aveva, si era mosso per bene, puntando su Ragusa Superiore. Non capisco che sono temi delicati, ma le due città sono divise. Ragusa, chiamiamola Ibla, è molto tiepida con Bennavari. Qui c'è stata un'amministrazione social riformista fino agli anni 20. Questa è una città che ha un'altra storia rispetto alla politica di Bennavari, che riesce a mettere insieme tutto il clero di San Giovanni Battista, il Devoma, tutta la parte alta della città. L'ipotesi diocesi degli anni 20 non riesce. E non riesce perché Filippo Bennavari era stato un potente gerarca, ma si trova due vescovi coi fiocchi che gli sbarrano il passo. Uno è il Monsignor Carabelli, arcivescovo di Siracusa, che gli dice: figlio mio, ma dove vuoi andare? Ma tu pensi che si può dividere la diocesi di Siracusa, che è diocesi apostolica? Apostolica significa che a Siracusa arriva San Paolo, voglio dire, nel 60 dopo Cristo, quindi dove vai? Il signor Carabelli si chiama il clero San Giovannale e dice: vi scomunico tutti subito se proseguite in questa linea. E l'altro è un vescovo coi fiocchi, che naturalmente è Monsignor Calabretta. No, ma quale Calabretta? Qualche sinapse può partire. Monsignor Pizzini, perché era lo zio di Don Calò, per capirci. No, ma non fate risolini, perché era terribile, questo terribile. Don Calò non fu mai ricevuto dallo zio, mai. Ma terribile, terribile. Allora dice: ma dove andate? Quindi fallisce nel 24. La provincia, il capoluogo di provincia, è una specie di carta di riserva che Bennavari gioca dopo che perde la battaglia religiosa. L'operazione viene poi, come sapete, risolta nel 1950 con l'elezione della diocesi, ma è cambiato tutto. È cambiato tutto. Adesso non c'è più il fascismo, c'è la Democrazia Cristiana, c'è la forza della Democrazia Cristiana. Ci sono due vescovi piuttosto debolucci. Da, qualcuno dirà: ma come lo sai? Ma insomma, Monsignor Calabresta Calatesta, io ho studiato all'Archivio Diocesano di Noto, vi racconto solo questa cosa piccolissima prima di chiudere. Ho studiato in occasione dei 150 anni della diocesi di Noto, ho lavorato mesi in archivio. Monsignor Nicolosi, vescovo importante, scendeva
in archivio, io mangiavo in seminario tutta la giornata per stare a studiare, poi scendere, il professore cosa ha trovato? E ho trovato proprio il momento in cui viene realizzata l'operazione politica della diocesi di Ragusa. La decide Pio XII, dividendo pezzi della diocesi di Siracusa e pezzi della diocesi di Novo. Monsignor Calabretta è in grande difficoltà, il Pio XII lo nomina primo vescovo di Ragusa. Signore Calabretta, no no, Baranzini a Siracusa. Baranzini a Siracusa, scusi, Baranzini arcivescovo di Siracusa e Calabretta è vescovo di Noto. Mi ascolti? Come? Calabretta di Ragusa non è mai stato vescovo. Sto raccontando, se mi va, capisco che... Le spiego qual è l'episodio. Pio XII nomina il vescovo di Noto, non lo poteva fare. Lo nomina vescovo di Ragusa. Calabretta scrive una lettera al padre, dice: Santità, ma voi potete pensare che io sono il vescovo di Novo, con una diocesi che mi dà contro e lei mi manda a Ragusa e quindi rifiuta la nomina. Il papa gli risponde e gli dice: il vescovo, fratello vescovo, ha un solo compito, obbedire al Papa. Però non sarà. Questo lo voglio raccontare perché Monsignor Nicolosi gli sta bene questa lettera, però lei non è pubblica, perché sono lettere papali e la corrispondenza papale effettivamente ha una riservatezza. Dunque nel 50 si sviluppa tutto quello che sapete e nasce questa cosa che è rimasta in aria. Una cattedrale di San Giovanni Battista, che è la cattedrale della parte più sviluppata del, perché questo è il dato demografico. Credo che nessuno oggi contesti questo, si sarebbe potuto discutere, ma era la cattedrale della parte nuova più popolata. Nulla si dice sulla vicenda del patronato, che viene rimessa in discussione in anni più recenti, ma in realtà la questione rimane assolutamente in aria. Ora, io mi rendo conto che tutto questo va risolto con saggezza politica e religiosa, ma io mi chiedo perché oggi pare che sia difficile avere il doppio patronato, ma io penso che si possa realizzare. Quando San Giorgio fu eletto patrono su decreto di Papa Urbano VIII 1630, tutta la città, i giurati, votarono San Giorgio. I San Giovannari però eccepirono, questo lo devo dire, padre Freud, eccepirono che il decreto del Papa non era stato rispettato fino alla fine, perché oltre ai giurati e a tutta una serie di persone che sono elencate ci voleva consilium generale. Questo consilium generale pare che sia stato non completo e quindi su questo c'è stata una polemica che poi è durata negli anni, però l'atto di elezione nel 1630 è lì in originale, nessuno lo può contestare. Io penso che oggi, nel 2024, con questa storia bellissima, affascinante, ricca di momenti drammatici, anche violenti, ma come vedete anche di forte spinta a stare uniti, perché avrei potuto raccontarvi le mille polemiche, le lotte, le legnate, i ferimenti, però vedete, vedete quanta pace c'è stata. Fino a tutto il Cinquecento c'è un patrono e una chiesa da crescere. Ci sono 130 anni di lotte, c'è una concordia del 1729 che tiene fino all'unità d'Italia ed è pace vera fra le due chiese. Si riapre un dato politico che rimette in gioco vecchie discussioni. Oggi una classe dirigente saggia
una classe dirigente illuminata non rinfocola le polemiche che non servono a niente, la storia non si può manipolare, si prende atto e si cerca di ripercorrere la via dell'unità tra questi due grandi santi protettori della città.